giovani e lavoro autonomo, secondo appuntamento all'Informa Giovani di Arezzo degli incontri promossi dal progetto Policoro. Il programma dei pellegrinaggi della sottosezione di Arezzo dell'Unitalsia, Lourdes, Fatima e Loreto. Dialogo con l'antico, le opere dello scultore Lucio Minigrilli in mostra al Museo Archeologico di Castiglion Fiorentino. Oltre il muro, domani la presentazione del nuovo romanzo dell'autrice aretina Deborah Badia alla Feltrinelli di Arezzo. ATS di Focus, l'approfondimento sulla giornata mondiale del donatore di sangue insieme al gruppo Fratres di Rigutino. Bentrovati gentili telespettatori, secondo appuntamento domani alle 15.30 all'Informa Giovani di Arezzo degli incontri organizzati dal progetto Policoro della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro sull'imprenditoria giovanile. Al centro del nuovo incontro il mondo dell'artigianato. Obiettivo degli appuntamenti è quello di dare testimonianza su come il lavoro autonomo possa essere una risposta alla disoccupazione grazie al coinvolgimento e alle testimonianze di esperti delle varie associazioni di categoria. Nel pomeriggio di domani interverranno gli esperti di Confartigianato e CNA Arezzo. Il programma dei pellegrinaggi della sottosezione Unitalsi Arezzo a Lourdes, Fatima e Loreto. La sezione di Arezzo dell'Unitalsi organizza anche per quest'anno i pellegrinaggi. Qual è il programma? Come si svolgeranno? I pellegrinaggi noi le organizziamo a Lourdes, Fatima e Loreto, e quest'anno veramente c'è una grande novità perché noi siamo conosciuti come quelli che viaggiano col treno, siamo i viaggiatori dei treni bianchi, dei treni rosa, e da quest'anno viaggeremo in pullman. Pullman particolare perché il nostro carisma è quello di portare dietro persone che hanno anche difficoltà motorie, psichiche, che veramente anche grosse difficoltà. Per cui saranno anche a disposizione dei pullman attrezzati o semi attrezzati, di modo che persone che hanno anche problematicità motorie possono tranquillamente affrontare il viaggio, che si svolgerà di notte, per cui anche per noi c'è un'evoluzione. Quale sarà grosso modo il periodo dei pellegrinaggi? Allora io sottolineo degli appuntamenti, prima di tutto quello verso Lourdes, perché davvero Lourdes è una meta importante per noi, ma credo per tutti, ma anche per i non credenti, perché secondo me è un'esperienza da fare nella vita. Poi magari uno la ripete come me, magari sono recidiva e quindi dal 79 la ripeto. Ci sono persone però indifferenti, non ti lascia, questa è la cosa fondamentale. Se vieni a fare un servizio di volontariato, secondo me vivi ancora di più il pellegrinaggio, la condivisione. E i pellegrinaggi, il periodo va da giugno fino a settembre, quindi giugno, luglio, settembre, agosto Loreto. E organizziamo un pellegrinaggio da 3 anni a questa parte, un pellegrinaggio da favola. Io indosso la maglina di quello di anno scorso, che era il tema era appunto l'essenziale invisibile agli occhi del piccolo principe, e su questo abbiamo fatto il pellegrinaggio per ragazzi, bambini, ma fino a 99 anni insomma. Riscoprire davvero quello che è essenziale ma non riusciamo a vedere con i nostri occhi, magari aprendo il nostro cuore riusciamo a identificarlo. E quindi dal 16 al 19 agosto partiremo con i pullman per Loreto. Sabato 16 giugno Monsignor Franco Agostinelli festeggerà i suoi 50 anni di sacerdozio nella parrocchia del Sacro Cuore Santa Teresa Margherita Re di Arezzo. Le celebrazioni in suo onore prevedono alle 18.30 il saluto nell'atrio della chiesa da parte dell'arcivescovo Riccardo Fontana e di una rappresentanza del comune di Arezzo. Alle 19 verrà celebrata una messa solenne per i 50 anni di sacerdozio concelebrata dal Vescovo di Arezzo Cortona Sansepolcro, Monsignor Riccardo Fontana, dal Vescovo Emerito di Fiesole, Monsignor Luciano Giovannetti, dal Vescovo Emerito di Grosseto, Monsignor Giacomo Babini, e dal Vicario Generale della Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, Monsignor Fabrizio Vantini, e da quello di Prato, insieme a 15 presbiteri e 4 diaconi permanenti. La messa sarà animata dal coro parrocchiale, dal cammino neocatecumenale, dal gruppo Scout Arezzo 2 e in particolare dai figli e dai nipoti di coloro che collaborarono con Don Franco.
Due giorni di festa il 22 e 23 giugno al santuario di Santa Maria del Sasso a Bibbiena per l'anniversario dell'apparizione della Madonna. Venerdì 22, vigilia della festa, alle 21:20 è prevista l'accensione dei grandi fuochi e l'offerta di preghiere e voti alla Madonna. Sabato 23, solennità dell'apparizione, alle 7:10 sono in programma la messa e la preghiera delle lodi. Alle 18 la messa solenne sarà presieduta dal vescovo emerito di Fiesole, Monsignor Luciano Giovannetti, con la partecipazione dei sacerdoti del Casentino, di cui la Madonna del Sasso è particolare patrona. Alle 19:30 il concerto vocale e strumentale è preparato e diretto dal maestro Roberto Fabriciani. Dialogo con l'antico, le opere dello scultore Lucio Minigrilli in mostra al Museo Archeologico di Castiglion Fiorentino. Museo Archeologico Civico di Castiglion Fiorentino, la mostra Dialogo con l'Antico dell'artista Lucio Minigrilli. Un titolo molto suggestivo, innanzitutto, come è nata l'idea di questa mostra? La mostra nasce dalla volontà di poter estrarre dal mito, dal concetto di mito, proveniente dalla classicità greca e romana dei racconti. Il mito è un racconto, quindi poter reinterpretare non in maniera letteraria, ma in maniera figurativa, quindi con l'arte figurativa, quello che il mito insegna, perché l'insegnamento del mito è sempre attuale, e questa mostra è un po' una sintesi di quelli che sono i racconti, i miti che vengono affrontati, e è un dialogo allo stesso tempo, è un dialogo con l'antico perché viene proposta, viene riproposto il mito oggi attraverso questa sintesi, questo filtro che è stato fatto per andare a riproporre quelli che sono i messaggi, gli insegnamenti proprio del mito stesso. Intanto ringrazio lo scultore Lucio Minigrilli perché è stato veramente un arricchimento per il nostro museo archeologico. È stato scelto di disporla sulle cinque sale del museo, un museo che ospita reperti etruschi, romani, qualche pezzo anche greco fortunatamente, quindi è in perfetta sintonia con la nostra collezione. Una sintonia poi che si ripete anche nell'allestimento perché è veramente armonica con tutto l'allestimento delle nostre cinque sale. Ricordiamo magari anche cosa si trova in queste cinque sale. Le cinque sale ospitano i reperti provenienti dallo scavo archeologico del Piazzale del Cassero e ricognizione archeologica nel territorio Castiglion Fiorentino. Qui ci troviamo all'interno della sala dedicata al santuario, un santuario di V secolo rinvenuto nel Piazzale, con tutte le offerte votive riferibili sempre al santuario, quindi al periodo etrusco, mentre le sale successive contengono anche i reperti del periodo romano e qui abbiamo anche il reperto del periodo greco, proveniente dall'Attica di V secolo avanti Cristo, quindi è in perfetta armonia con la collezione di Lucio Minigrilli. Muro, domani la presentazione del nuovo romanzo dell'autrice aretina Deborah Badì alla libreria Feltrinelli di Arezzo. Domani alla Feltrinelli Point di Via Garibaldi ad Arezzo verrà presentato il libro di Deborah Badì, Oltre il muro. Quali sono le principali caratteristiche di questo libro? Ma questo libro disegna uno scenario di fantasia che però potrebbe avere anche dei legami abbastanza stretti con l'attualità. Uno scenario in cui si sono perse molta parte dell'umanità, molta solidarietà, molta condivisione e quindi una società molto chiusa, molto ristretta, che per la paura dell'esterno, del diverso, si è addirittura autoimprigionata. Questo è lo scenario iniziale. Com'è nata l'idea di questo libro? In genere a me piace scrivere per cercare di capire me stessa, le persone che ho intorno e anche un po' il mondo, dove va il mondo. E forse questo è un momento storico in cui qualche paura in più ce l'abbiamo tutti rispetto al futuro. Qual è il messaggio anche che cerca di mandare con questo libro? Oltre il muro, appunto, abbiamo detto sicuramente un messaggio di grande attualità. Il messaggio vorrei chiederlo alla carissima dottoressa Martini che ha fatto una recensione del mio libro veramente stupenda, nella quale mi riconosco perfettamente. Diciamo che il messaggio è che al di là delle costrizioni, al di là delle situazioni oggettive in cui ci si trova a volte a vivere per costrizione o per scelta o per incapacità, esiste sempre una scintilla dentro l'uomo che a un certo punto lo fa risvegliare. Questo risveglio può essere individuale o collettivo, ma anche quando è individuale ha bisogno di trovare sponda in altre persone che si somigliano.
questo è un po'... Quindi i protagonisti del libro sono 5 che troveranno fra loro delle affinità, potremmo dire elettive, che li aiuteranno a fuggire da questa situazione e per andare via, per andare verso l'ignoto, perché tutto questo sistema sociale si fonda sulla paura del diverso, del fuori, però troveranno, riconoscendosi fra loro, la forza di andare verso l'ignoto e di ricominciare, cioè di accettare quella meravigliosa incertezza, precarietà della libertà. Quindi ricordiamo, per tutti coloro che volessero saperne di più, approfondire meglio, domani l'appuntamento alle 18 alla Feltrinelli Point di Arezzo. Grazie tante. E adesso veniamo all'approfondimento di oggi. Il nostro focus è dedicato alla giornata mondiale del donatore di sangue insieme alla Fratres di Rigutino. Vi ringrazio per l'attenzione e buona visione a tutti voi. Nel nostro focus di oggi siamo in compagnia di Donato Lucci, presidente della Fratres di Rigutino. Un saluto Donato, grazie per essere con noi. Grazie a voi, piacere di essere qui. Parliamo con Donato Lucci di un'importante giornata, la giornata mondiale del donatore che ricorre oggi, un importante appuntamento. E ricordiamo allora, Donato, innanzitutto l'importanza di questa giornata. Sicuramente è una giornata importantissima, attraverso la quale ci auguriamo di stimolare gli animi delle persone, ma soprattutto gli animi dei giovani, che anche in questo campo sono l'avvenire e il futuro. Non dimentichiamo che in Italia 800.000 persone sopravvivono grazie alle trasfusioni, e quindi i donatori necessitano. E devo aggiungere solo una cosa, che il sangue c'è solo se viene donato. E questa penso sia la cosa più importante in assoluto. E proprio per promuovere, favorire, sensibilizzare, diciamo, le donazioni di sangue, la Fratres è impegnata in prima battuta. La Fratres di Rigutino in particolare, quando è nata, ricordiamo, e quali sono le attività che ha portato avanti in questo periodo? La Fratres di Rigutino è operativa dal mese di settembre 2015. Nel primo anno abbiamo avuto 343 donazioni, nel 2017 414 donazioni, hanno aderito al nostro gruppo più di 400 persone, però l'impegno che abbiamo preso è di continuare a migliorare. Riprendo ancora l'importanza di questa giornata, che deve stimolare, come ho detto anche prima, le persone, perché le donazioni in Italia sono in trend negativo oramai da qualche anno. Solo nel 2017 ci sono state 30.000 donazioni in meno rispetto a 2016. Mi auguro che da questa giornata questo trend negativo riusciamo a interromperlo. Ecco, tra l'altro stavamo vedendo prima delle immagini, era la processione della giornata del donatore, della giornata insomma organizzata dalla Fratres a Rigutino. Anche quello è un momento importante che serve proprio per promuovere e sensibilizzare ancora di più le persone, la partecipazione, perché poi, come ricordavi Donato, la cosa più importante oggi è la trasmissione anche alle nuove generazioni di questo stile, di questo stile del donare. Sicuramente. La nostra festa, che generalmente viene effettuata nel mese di settembre, è importantissima anche lì per sensibilizzare le persone. Ciò non toglie che il nostro gruppo partecipa attivamente a tutte le manifestazioni che ci sono nel paese. Non dimentichiamo che sotto questo aspetto è un paese motivato.
ci sono ben 13 associazioni che operano solo ed esclusivamente attraverso il volontariato. E uno dei primi obiettivi del gruppo Frates è stato quello di cercare di amalgamare queste associazioni, di diffonderle, di collaborazione tra loro. E proprio questa sera a Rigutino ci sarà un incontro tra tutte le associazioni rigutinese per programmare la prima festa di tutte le associazioni rigutinesi. Ah, questo è bellissimo, certo. Una cosa veramente bella. Perché tra l'altro la comunità di Rigutino è una comunità molto unita e lo testimonia proprio anche questo fatto, cioè il fatto che siano nate così tante associazioni alla fine per un territorio come quello di Rigutino. È un merito straordinario. Perché in un piccolo paese come Rigutino avere 13 associazioni che operano solo ed esclusivamente attraverso il volontariato è sicuramente positivo. E tengo a sottolineare sotto questo aspetto che se mettiamo assieme tutte le persone che collaborano per portare avanti le attività di queste associazioni, minimo ci sono 400 persone della comunità rigutinese che destinano agli altri parte del loro tempo libero. Possiamo dire, ora discostandoci un po' dal tema anche, ma non più di tanto, perché poi alla fine stiamo sempre parlando di solidarietà e di volontariato, anche un merito del parroco che da tanti anni, sicuramente Don Virgilio Annetti, l'abbiamo visto prima anche inquadrato nelle immagini, è vicino alla comunità rigutinese. Sicuramente, tra l'altro il merito della costituzione del gruppo Fratres Rigutino, la prima scintilla l'ha creata Don Virgilio, perché in occasione dei festeggiamenti del suo compleanno ha invitato il presidente provinciale dei gruppi Fratres, Pietro Ganganelli, e da lì è partita la proposta di costituire a Rigutino il 26esimo gruppo Fratres della provincia di Arezzo. Ecco, abbiamo ricordato la festa appunto del gruppo Fratres che si svolge a settembre e che tra l'altro anche quest'anno poi si ritorna a svolgersi sempre ricordiamo anche le varie attività però che sono state realizzate dalla Fratres durante questo breve periodo, però perché è nata una Fratres giovane, no? 2015 abbiamo detto, però già di iniziative e di cose ne sono state fatte tante. Sì, indubbiamente qualcosa siamo riusciti a fare, a raggiungere certi obiettivi. Naturalmente il primo obiettivo era quello di aumentare costantemente le adesioni al gruppo. Tra soci donatori e soci sostenitori superiamo già le 500 unità. Ma non dobbiamo fermarci, non dobbiamo assolutamente fermarci. I donatori sono delle persone straordinarie, eccezionali, compiono atti di generosità donando il sangue che lo mettono a disposizione delle persone che ne hanno bisogno, ma contribuiscono contemporaneamente, diciamo, a costituire un piccolo tesoretto per il gruppo. Noi con questo tesoretto abbiamo già aiutato la Caritas di Rigutino, abbiamo contribuito proprio in questi giorni a destinare un defibrillatore alla comunità di Frassineto, abbiamo destinato un contributo per l'impianto di riscaldamento nella chiesa di Rigutino, abbiamo dato un contributo alle due scuole materne di Rigutino, pubblica e privata. Ogni tanto mi reco presso la casa famiglia di Vichiano e in base alle loro richieste cerchiamo di aiutare pure loro. L'obiettivo primario del gruppo Frates di Rigutino è di destinare il tesoretto che abbiamo a persone, famiglie bisognose, associazioni in difficoltà.
Ecco, quindi c'è anche questo scopo solidale, una doppia donazione possiamo dire, no? La donazione, perché poi ecco, è la giornata mondiale delle donazioni. Possiamo fare da questo punto di vista, donato, fra l'altro hai anche nel nome in qualche modo questo bellissimo valore, una riflessione anche sul dono, che alla fine, donare il sangue appunto, ha un significato molto alto, ma poi dal vostro punto di vista, il donare diventa, come hai ricordato, anche una solidarietà verso il territorio. Indubbiamente, indubbiamente, è così. E questo poi, ripeto, è il nostro obiettivo, perché indubbiamente oggi le necessità delle famiglie, delle persone singole, purtroppo sono in costante aumento. Nel nostro piccolo paese, per esempio, ci sono 22 famiglie in difficoltà e noi cerchiamo di contribuire assieme alla Caritas ad aiutare anche queste famiglie. E questo è molto bello, anche perché poi tra l'altro nella nostra diocesi, ci avviciniamo anche ad agosto e quindi abbiamo un patrono che è San Donato e anche lì c'è sempre, un tema che ritorna. Io Donato ti ringrazio davvero, per essere stato con noi e se non hai chiaramente altro da aggiungere, per quanto riguarda questa giornata o comunque altre cose che era importante ricordare nella Fratres, ti Ma ringrazio. Sì. possiamo Ecco. chiudere così, rivolgendo un appello a tutte le persone, ma soprattutto in modo particolare ai giovani, affinché intraprendano quel percorso che li può portare a compiere un gesto straordinario che è quello della donazione. Perché, torno a ripetere ancora una volta, il sangue c'è solo se viene donato. Grazie. Grazie mille Donato, ci uniamo anche noi, a questo tuo appello come TV diocesana, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito da casa e chiudiamo proprio con questo bell'appello alle donazioni.